partita di De Gasperi a Potenza. La Lucania, vittima di un'annosa incuria, riceve finalmente i segni dell'interesse nazionale e sa mostrarsene grata. In 5 anni, 465 appartamenti, 1957 vani sono sorti per iniziativa dei lavori pubblici. Municipi e uffici danno decoro ai paesi, scuole sono nate e opere igieniche. Sulla piazza i cartelli mescolano ringraziamenti e desideri. Anche della concretezza di quelle richieste, De Gasperi elogia la gente lucana. Benne e macchine già stanno rifacendo il volto di questa terra. Uno dei problemi di Matera, i famosi sassi, caverne appena rivestite da un muro. La visita di De Gasperi significa per questa gente impegno che non abiterà più sassi, ma case. Non è che possiamo scegliere, ce ne dobbiamo andare e basta. La De? Come che la De? De Gasperi ha fatto la legge apposta. Ce me la presento, De Gasperi. Come che te la presenta? De Gasperi è il presidente del consiglio. E l'hanno consigliato male. Io da qua non me ne vado. E stanno facendo le case nuove, ma fuori Matera. Tu a me mi fai impazzire. Lo vuoi capire che ti vengono a prendere i carabinieri, sì o no? Ma certo, sì. Io da qua non me ne vado. Ma me ne vattina, va. Ehi! Non me ne vado chi da qua! Io da do non me ne voglio. Non me ne vado. Possono venire pure i carabinieri. Mi incatena la porta. Ehi! Dove vai tu? In giro. E allora portati a tua sorella. No, ma... Enzo, non mi facendo arrabbiare pure tu. Maria, vai con tuo fratello. Forza. Guarda!
Enzo! Invece di ringraziare. Il bagno, l'acqua corrente. Ma facciano rire. Ma siamo sempre stati bene così come stiamo. E poi tutte queste cose moderne ti schiavizzano, eh? E invece che vivere come vuoi vivere tu, sono le cose moderne che ti dicono come devi vivere. No, non ti preoccupare che lo convinco io a De Gasperi. Illustrissimo presidente De Gasperi, mi chiamo Enzo, ho 11 anni e vivo nei Sassi di Matera. Con questo film vi voglio dire che qui la vita non è tanto male, anzi. Oh, tirate le carte! A noi piace giocare nei Sassi. Beh, certe volte ci veniamo pure. La cosa che mi piace di più è che qui viviamo tutti insieme. Nessuno si sente mai solo. Ci sono case a destra, a sinistra, sopra, sotto. Per esempio, volevo presentarvi la mia famiglia. In questa casa viviamo in 10. Questo è mio zio, che fa il falegname e lavora a casa. È una comodità perché non devo uscire la mattina presto. L'altro mio zio, che è andato a Torino, ogni giorno deve fare 2 ore di treno per andare alla Fiat. Fa i turni e i figli non li vede mai. Questa è mia zia. Sì, quella è Rosina ed ecco mio nonno con gli altri miei fratelli. Dicono che gli animali in casa non li possiamo tenere, ma quando Rosina ha fatto i suoi bisogni, la stanza si riscalda senza che paghiamo i soldi per la legna. Lo so, voi dite che le strade sono sporche e che i bambini si ammalano. E avete ragione. Ma se voi le vedete da lontano, non sono così male. Anzi, 5 cose che mi piacciono dei Sassi. I bagni stesi dappertutto. Il carro della Bruna. Per prendere il posto bisogna andare la mattina presto. Nascondi. E se poi qualcuno me li frega? Le facce dei vecchi sono belle solo nei Sassi. Pure io. No, vabbè, mia sorella. Illustrissimo presidente De Gasperi, con questo film volevo dirvi che... Thank you.
Voi siete la famiglia assegnataria della casa? Sì. Venite, faccio vedere l'appartamento. Ma non possiamo aspettare, mio marito è venuto a prendere l'altra roba? Signora, non ho tempo da perdere io, eh? Dai, andiamo, su. Forza, andiamo. Vuoi? Guarda che dovrei essere io arrabbiata. Non lo dovevi convincere tu a De Gasperi. Dai. Guarda dove ci hanno portato. Ma non si vede nemmeno.